Giornata. Ciao a tutti. Chi vi parla finalmente è Claudio e Francesco con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, eccoci qua allora ancora in questo giovedì a parlare un po' di magia, stregoneria e effetti sulla società del paganesimo, necessità del paganesimo e realtà del paganesimo sulla società civile. Francesco, vuoi un attimino fare il punto sulla conferenza di Laura Ragoni? No, posso parlare di un'altra cosa che riguarda la radio? Ah, va bene, perfetto. E allora, visto che appunto invitare gli ascoltatori a cercare di sostenere questa radio, voi sapete che le traversie che ha avuto la radio sono tante. E un'ultima cosa che si è aggiunta è stata il fatto che il nostro presidente della Regione Veneto è così prodigo della Regione Veneto a finanziamenti agli ospizi per sacerdoti, si sia occupato con molta attenzione, con molta precisione, con molto amore di Radio Gamma 5 e con una velocità incredibile per un politico abbia emesso un decreto di urgenza in cui Radio Gamma 5 entro 30 giorni doveva sotto controllo cercare di regolare le sue trasmissioni. Sappiamo benissimo che Radio Gamma 5 non è certo responsabile delle quantità del presunto inquinamento che gli viene attribuita, però fatto sta che fra tutte le radio e le potenzialità enormi che ci sono delle altre radio, solo poche radio sono state colpite. Incredibilmente due di queste radio sono radio che non rientrano certo nel discorso commerciale. E visto che l'attenzione dei politici e dei loro servitori e dei loro bracci destri non manca mai verso questa radio, penso che gli ascoltatori questa volta non devono dare un contributo economico, ma un contributo di presenza. Chi vuole, basta che scriva ai giornali, alle televisioni, mandi un fax al governatore Galan, telefoni in regioni, faccia sentire con qualsiasi persona e gli ricordi appunto che Radio Gamma 5 non è certo una radio di pericolosi che nuoce alla salute. Perciò chi vuole, esiste la possibilità di fare un fax a Gianfranco Galan, lo metteremo anche in internet per chi vorrà appunto scaricarselo, inviarlo, o se no, se qualcuno di suo pugno, di suo sentimento vuole scrivere una lettera ai giornali locali, voglia intervenire in qualche radio, in qualche televisione, se gli daranno la possibilità e i microfoni saranno aperti, di ricordare che Radio Gamma 5 da diversi mesi viene bombardata, viene seguita con un'attenzione che è abbastanza curiosa e abbastanza particolare. Perciò questa volta non c'è da mettere mano al portafoglio, c'è da mettere mano alla penna o usare la voce. Anche perché se tutti gli ascoltatori faranno un po' di pressione su questi politici che dovrebbero essere attenti agli interessi degli elettori e dei cittadini, si rendono conto che ci sono centinaia di ascoltatori di Radio Gamma 5 che protestano, sicuramente dovranno applicare le normative basi e dare un'importanza anche a questa radio. Per chi vuole esiste la possibilità di avere appunto il fax anche del governatore Galan in cui mandare il fax, o se volete scrivere. Chi vuole uniformarsi a un testo che già in più Alberto ha già preparato però e vuole mandare questa lettera, lo faccia. Una letterina ai giornali, penso che se i giornali riceveranno centinaia di lettere di ascoltatori di Radio Gamma 5 cercheranno di dare anche un'informazione più precisa in questo senso. È un ulteriore aiuto che noi chiediamo agli ascoltatori appunto per sostenere Radio Gamma 5. Bene. Va bene. Questo punto era doveroso visto che purtroppo Radio Gamma 5 non vive mai in tranquillità e in stabilità. Radio Gamma 5 sono 30 anni che non vive in tranquillità. Va bene, allora Francesco, sì. Parliamo, vuoi parlare un pochino della conferenza? Sabato scorso, come tutti gli ascoltatori sanno, c'è stata la conferenza di Laura Rangoni che ha presentato il libro La magia dei Celti. In contemporanea è stato presentato anche un nuovo libro, cioè nel senso che era in assoluto perché è stato stampato ai fini di gennaio e presentato appunto a Saunara in contemporanea a Laura Rangoni. Il libro è La Reitia dei Veneti, è pubblicato dall'amico Piero Favero, è una ricerca durata 15 anni ed è un libro che cerca di raggruppare tutto quello che lui ha trovato, tutto quello che ha conosciuto degli antichi Veneti e di questa divinità. È un libro che merita di essere letto perché lui va anche a spaziare non solo nell'ambito strettamente geografico veneto ma anche nell'ambito europeo. E ricorda soprattutto, visto che il 24 di febbraio c'è il giorno pagano della memoria, in quanto le popolazioni veneto, che venivano chiamate Veneto o che avevano una tendenza col nome Veneto, siano state perseguitate, siano state
distrutte, siano state combattute. E pensate che l'ultima pagina di questo libro parla di Arcona, Rügen, e vi leggo la parte finale del libro. È la più grande isola della Germania presso le coste del Mecklenburgo, sede del Tempio dei Rugiani dedicato a Svetovi, in sloveno Svet sacro, Vitez cavallo, divinità della guerra. Ha quattro teste, spada, lancia e bandiera. Combatte di notte le forze del male sul suo cavallo bianco e quando sta per essere sopraffatto suona il corno per ordinare di levare il levare del sole e chiamare gli altri drei in aiuto. Al dio veniva sacrificato un cavallo bianco come a Diomede. Fu l'ultimo baluardo del paganesimo Vendi a cadere. Era il 15 giugno dell'anno 1169. Logicamente questo santuario cadde e la lotta per cercare di impedire che le popolazioni del luogo avessero la loro religione viene dimostrata all'interno di tutto il libro. E questo proprio libro ci permette anche di comprendere una cosa, che ricollegandosi alla tradizione europea, a un'Europa pagana, che sono i nostri veri riferimenti, si può riscoprire la nostra cultura. E questo libro, ben fatto, ben realizzato, costa soltanto 10 euro meta di essere letto, proprio perché dopo 15 anni è riuscito l'amico Pier Favaro a fare una sintesi veramente bella. Ci sarà occasione di parlare appunto di questo libro, che è appunto Reitia, Dea dei Veneti. Allora, oltre a questo libro, appunto, Laura Rangoni ha parlato del mondo celtico. La conferenza è ben riuscita, buona la partecipazione, interessantissimo anche il dibattito in cui sono emersi interessi e curiosità in tutti quanti gli ambiti e soprattutto complessivamente possiamo dare un buon giudizio, perché ha dato la dimostrazione in cui persone che hanno anche riferimenti culturali diversi, perché logicamente Laura Rangoni si riferisce al mondo celtico, Pier Favaro al mondo veneto, mondi e popoli che nell'antichità non avevano mai un'intesa, non avevano mai una vicinanza, sono combattuti. In realtà si sono combattuti non perché avevano un pantheon, un sacro diverso, si sono combattuti per scelte culturali o si sono combattuti per scelte politiche. Però dal punto di vista religioso, della concezione del mondo, della visione del mondo, era praticamente identica, in quanto non si reputava l'altro un avversario, un nemico assoluto da distruggere, ma un altro con cui non si condividevano alcuni particolari. E difatti il comune di Saonara, che dobbiamo ringraziare per questo ciclo di conferenze che si chiama Incontro di Culture, è stata la possibilità di presentare assieme appunto due autori come appunto Pier Favaro e Laura Rangoni, che portavano la visione di un mondo antico. Ma questa non era solo un'opera di archeologia, era anche un'opera di riferimento all'attualità, perché questo mondo antico non serve a fare gli intellettuali, ci permette, ci consente anche di avvicinarsi a una visione religiosa, a una visione del mondo che è anche contemporanea, una visione del mondo che non ha niente a che fare con il monoteismo. D'altronde questa trasmissione sono anni che dice che il fattore religioso sarà importante. Quando nel 96 si cominciò a dire la religione sarà il discorso del futuro, qualcuno si prendeva per degli alieni. Sì, anche quando abbiamo detto facciamo dei riti religiosi ci prendevano per degli alieni. Qualcuno pensava che i marziani trasmettessero la radiogamma 5. Sì. Se voi vi prendete soltanto i quotidiani di questi giorni e fate il discorso delle prime 10 pagine, noterete che il problema più consistente, al di là dei fatti di attualità o dei fatti locali, il discorso religioso è il discorso dominante. E come sempre noi dobbiamo capire che dobbiamo trovare un mondo diverso, perché se noterete tutti questi problemi vengono da una visione religiosa monoteistica. Laura Rangoni e Pietro Favaro ci ricordano che esiste un mondo ben diverso, che non è solo nell'archeologia ma che è nel nostro cuore, nel nostro animo, e che ci permette di vivere in maniera diversa, di affrontare la realtà in maniera diversa, con un richiamo al paganesimo e al politeismo che è essenziale. Bene, allora adesso dico io due parole. Sì. Allora, chiaramente l'approccio che fa Laura Rangoni alle sue cose è un approccio che è molto diverso da quello che facciamo noi. Però l'importante non è il fatto che lei abbia un approccio molto diverso da quello che abbiamo. L'importante è che si capisca che la percezione del mondo in cui noi viviamo può avvenire in tanti modi diversi e non può essere fissata o cristallizzata all'interno di un'unica verità, di un unico modo di vedere le cose. Specialmente in un momento come questo, in un momento in cui
cioè, è vero che nella vita c'è sempre il momento in cui ci stiamo staccando dal monoteismo, cioè ci stiamo staccando dagli aspetti del monoteismo, però è altrettanto vero che nei momenti di separazione di un popolo, di una massa, di un certo numero di persone, da un insieme monolita, qual è il monoteismo, qual è il cristianesimo, qual è in specifico il cattolicesimo, chiaramente questo non avviene per un'opposta verità o un opposto modo di vedute, ma avviene per un insieme di modi di essere, un insieme di percezioni diverse della realtà, per cui la distinzione delle persone dal monolita della verità cattolica avviene soprattutto per il sorgere nelle persone di diverse sensibilità con cui cogliere delle cose dal mondo. E naturalmente questa tensione che abbiamo, che c'è dentro le persone, di staccarsi da quello che è l'associazione della verità monolitica del monoteismo, genera delle veicolazioni, dei modi di pensare, dei modi di vedere, dei modi di percepire, di intuire la realtà che ci circonda, chiaramente in maniera diversa. E il mondo che chiama gli uomini, che chiama le persone a rientrare nella natura, a sottrarsi, a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita, viene percepito in maniera diversa dalle persone e riprodotto. Chiaramente io non, il pensiero di Laura Rangoni per me è una cosa superata da una vita, però diciamo così che è importante che quel pensiero, quel modo di vedere si esprima, perché correre troppo avanti a volte fa perdere di vista un po' quello che c'è dietro, no? Cioè quello che è la necessità delle persone che crescono. Si perde di vista magari anche la ricchezza di quello che è il modo di percepire e di sentire il mondo. Per cui è importante che personaggi come Laura Rangoni o altri personaggi ancora, tipo Celti, in tutte le infinite variazioni di quella che può essere la sensibilità del mondo, si possano esprimere, possono avere quel raggio di comunicazione dei propri sentimenti, del proprio modo di vedere la vita, proprio perché nasca quella ricchezza che alla fin fine è quella che poi produce il futuro, perché noi non sappiamo quale sarà il futuro che nasce dalle nostre azioni. Il futuro, perché nasca bene, perché nasca sano, è necessario che nasca da tante cose messe insieme. E più cose ci sono, poi magari potremmo avere anche atteggiamenti diversi nei confronti degli altri, però più cose ci sono e più cose si confrontano e più ricco è il futuro che nasca. Ecco, questo è il senso di quella che è la conferenza di Laura Rangoni, di presentazione del suo libro che era La magia dei Celti, ed è questo anche il senso della ricerca di Favaro sulla Reitia, la dea dei Veneti. Chiaramente noi abbiamo un tale passato, un tale immenso dietro di noi, e dal quale non possiamo vederlo tutto insieme, dobbiamo chiaramente cogliere i vari aspetti. E fra i vari aspetti c'è stata anche l'importanza di questa conferenza che ha fatto Laura Rangoni, che comunque ci ha comunicato un suo modo di vedere le cose, un suo modo di vedere la vita, che serve proprio anche a capire il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di vedere la vita, perché se non c'è confronto non si capisce neanche dove sono i vari inghippi, cioè le contraddizioni, le unità, le diversità, ed è proprio l'arte dell'interpretazione, è capire l'altro cosa dice, capire cosa vuole dire e capire anche noi cosa vogliamo dire in relazione all'altro. Per cui tutto questo è importante, è fondamentale, al di là di come poi noi sceglieremo nella nostra vita cosa fare e come agire. Questo è tutto, Francesco, dal mio punto di vista. Per me sicuramente è stata un'occasione piuttosto importante, insomma, indubbiamente. E speriamo che ce ne siano anche delle altre in futuro, poi dipenderà un po' dalle scelte delle persone. Quello che volevo, posso introdurre invece un altro, è il rito del 24 febbraio. Vi ricordo che presso il Bosco Sacro di Jesolo terremo il rito del giorno pagano della memoria, e questo rito, questa nuova scadenza che ci siamo dati, vedremo poi in seguito negli anni come riusciremo a fissarla nella tradizione che stiamo costruendo anno per anno, che è praticamente la memoria di tutti coloro che hanno subito le vessazioni del monoteismo.
ma non soltanto del monoteismo cattolico, dell'orrore cristiano che è imperato, ma anche quel progressivo morire della tensione del mito. Per esempio, volevo fare un esempio abbastanza contingente, diciamo così. C'è stata una discussione su una main list in internet in cui, come al solito, si è tirato fuori Eraclito. Ora, io ho un grande rispetto di Eraclito, anche perché la sua teoria delle contraddizioni, dell'amicizia e contesa furente, è fondamentale nella storia della filosofia. Però è altrettanto vero che nel 1962, quando è stato scoperto il papiro di Darveni, si è scoperto che quel papiro di Darveni era una risposta anche ad Eraclito, cioè faceva parte di tutta una discussione che avveniva proprio sulle tesi di Eraclito. E il papiro di Darveni introduce delle variazioni proprio all'interno del tema della contesa furente dell'amicizia di Eraclito, si dà a portare tutta una serie di variazioni, anche come il fuoco che costruisce, e dimostra come tutto quel dibattito fosse all'interno dell'orfismo. E questo fu nel 62. Il testo principe non è ancora stato pubblicato, per cui abbiamo qualcosa. Pertanto, quello che volevo... Accidenti, ho perso il filo di discorso. Stavo parlando di Eraclito e dicevi appunto... Sì, che di Eraclito sì, e comunque, volevo dire che in ogni caso, anche se il discorso di Eraclito era fondamentale, fa sempre parte di quel tipo di filosofia che ha portato anche a morire quello che è il pensiero religioso antico, perché la necessità della filosofia, che dopo alla fin fine è arrivata col Dio creatore dei cristiani, ha ucciso un po' alla volta quella che è la percezione del mito. Cioè il mito un po' alla volta è stato sempre più razionalizzato, fino a scomparire nella visione mitica, nella visione degli dei in quanto soggetti agenti nella vita, per diventare o forme astratte oppure puri e semplici demoni della religione cristiana. Pertanto quello che noi vogliamo ricordare col giorno pagano della memoria è anche questo passaggio, questa trasformazione. Naturalmente ricordiamo anche tutti i popoli che furono macellati dai cristiani per imporre il Dio unico, e ricordiamo tutti quegli eroi che ci hanno portato fuori dall'orrore cristiano, secolo dopo secolo, azione dopo azione. Ecco, questo vuole ricordare il giorno pagano della memoria, cioè i passaggi che la storia ha subito, sia nel dimenticare il passato, sia gli sforzi che sono stati fatti per ricostruire il presente. Sì, beh, se non sbaglio, 15 febbraio del 1600, Piazza dei Fiori a Roma, un personaggio di nome Giordano Bruno veniva arso a rogo, non perché avesse commesso chissà quale atrocità, non è che avesse buttato giù le torri gemelle o messo le bombe sui treni, aveva semplicemente cominciato a pensare con la propria testa e a formulare altre idee, ed erano talmente pericolose che si trovò giusto, normale e corretto. E anche adesso c'è ancora qualcuno che dice che la Chiesa fu saggia nel bruciare la persona. Ho visto delle mail in internet che girano, ha fatto bene a bruciarlo, era uno contro la Chiesa, era un fanatico contro la Chiesa ha vinto e lui ha bruciato. Cioè troviamo delle aberrazioni del genere che ancora girano normalmente. Sì, ma d'altronde i cattolici queste cose gli piacciono, anche perché i fuochi dei vari roghi li riscaldano sempre il cuore, l'unica cosa che riesce a scaldarli il cuore. Però ricordiamo appunto, noi abbiamo scelto il 24 di febbraio perché è una data significativa dal punto di vista pagano, però proprio in questo periodo c'è appunto il rogo storico di Giordano Bruno. Francesco, io qui ho un tale Messori che esalta il massacro dei catari e che dice che la Chiesa non è responsabile. Naturalmente gli hanno detto tutti i colori, cioè gli hanno detto di tutto, insomma, per il massacro dei catari, che poi oltretutto vi ricordo che il massacro dei catari è stato fatto da Domenico, mi sembra, no? E da San Domenico dei Cristiani. Subito dopo viene l'Antonio di Padova che finisce il massacro dei catari e comincia il massacro dei Valdesi. Cioè, ricordiamoci che poi Sant'Antonio da Padova non va su iniziativa dai catari, ma va su indicazione di un certo San Francesco. Esatto, sì, infatti c'è l'incontro con San Francesco dove lo va a macellare. Cioè, poi non dimentichiamoci che i francescani, San Francesco viene usato contro gli ordini mendicanti, gli ordini dei poverelli di allora, che vennero tutti massacrati e tutti torturati. Se volete vi porto anche dei pezzi di vari testi che sono effettivamente da mettersi, cioè
da capire come era il dibattito di allora, insomma, e perché questo criminale di San Francesco è stato usato proprio per fermarli, perché la Chiesa Cattolica non aveva altro che questo delinquente per fermare i poverelli, per fermare i valdesi, per fermare tutti quegli ordini che cercavano un tipo di giustizia che fosse diverso, che fosse un'interpretazione diversa dei Vangeli, sempre all'interno del cristianesimo, però con una diversa interpretazione della vita. Sì, penso che le persone da ricordare col giorno della memoria sarebbero tante, e penso che proprio non basterebbero tutti i giorni del calendario, no, per ricordare ogni giorno, non penso una strage, ma sicuramente più di una strage. Che poi no, non, noi non ricordiamo la singola persona, perché se dovessimo mettere i nomi di tutte le persone non basterebbe la faccia della terra. Ricordiamoci, tante sono state macellate dai cattolici. E ora il giorno pagano della memoria ha questa funzione di dare anche un segno della luce, perché qualcuno diceva non combattere contro l'oscurità ma accendere una lucerna. E noi facciamo nel nostro piccolo, accendiamo questo fuoco che è la ripresa del fuoco di Vesta, del fuoco di Rumova e di molte altre religioni pagane e politeiste che hanno avuto i loro fuochi spenti e i loro boschi sacri cancellati. Noi riaccendiamo questo e vogliamo appunto dare un segnale, voler ricordare tutti quei pagani che anche adesso, perché ricordiamoci che in molte parti del mondo ci sono delle battaglie, ci sono delle guerre, ci sono degli scontri, perché noi ogni tanto lo ricordiamo, in Oceania, in Australia, in Papua, questo sta avvenendo e ci sono degli scontri consistenti anche con morti nelle realtà appunto dell'Oceania, in cui ci sono popolazioni che cercano di recuperare il loro culto, la loro divinità, i loro luoghi, e tutti quanti i cristiani sono ben alleati nel cercare di impedire questo, e questo avviene anche adesso. Ogni tanto, quando ci scappa il morto, qualche trafiletto esce anche sui giornali, sì, italiani. Purtroppo. Sabato 24 marzo alle 24 febbraio. Febbraio, scuola, febbraio 24 marzo c'è diciamo, le 17:30, penso che accenderemo il fuoco sulle 18 all'incirca, per cui l'appuntamento è al Bosco Sacro alle 17:30. Vi ricordo, il Bosco Sacro è in via Cagamba, settima traversa, numero 5, 4, 3 o 5 di Jesolo. Comunque lo trovate subito, pertanto noi arriviamo abbastanza presto e saremo là, insomma. Non... Però dopo una certa ora chiudiamo tutto e non siamo più ad accogliervi, siamo tutti o quasi tutti, forse meno qualcuno, al rito. Pertanto tenete presente di arrivare abbastanza presto, insomma. E poi andremo in pizzeria, naturalmente, a mangiarsi una pizza, visto che possiamo girare, visto che possiamo girare la domenica. Sì, questo appunto è un fatto importante, anche perché è il primo rito di questo tipo, e soprattutto il fatto di istituire il giorno pagano della memoria, che ricordo è stato deciso con l'Assemblea della Federazione Pagana di agosto sul piano di Asiago, è un segnale importante. Logicamente, se qualcuno ha un'idea, ha un qualcosa, qualche iniziativa che vuole realizzare per conto suo, per dare maggiore risalto, per contribuire, per far conoscere il giorno pagano della memoria, è liberissimo di farlo, perché noi abbiamo lanciato l'idea, noi abbiamo scelto una data che poi non è nostra arbitraria, nel senso che è una data storica, perciò ci deve essere questo collegamento storico, e poi qualsiasi persona può trovare un'alternativa o un altro modo per ricordarlo. C'è stato qualcuno che dice perché proprio il fuoco di Vesta a ricordare, perché dovete fare il giorno pagano della memoria il 24 febbraio, perché non in altre date, perché nell'antica Roma il 24 di febbraio c'era un rituale, il 24 febbraio c'era un rituale che si svolgeva proprio al comizio, che era un luogo molto particolare, in cui quando c'era il re di Roma avvenivano dei riti particolari. Ma credo che fosse il 24 febbraio proprio la spegnimento del fuoco di Vesta. Esatto, adesso qui ci vorrebbe i dati, che purtroppo non li ho sotto mano, però sul sito internet Giorno Pagano della Memoria voi trovate tutto quanto quello che è il materiale. Però torno a ripetere, se qualcuno decide di fare delle altre cose non è che glielo si vieta, cioè si può ricordare in mille altri modi, mille altre cose e mille altre occasioni, per cui quelli che ci vengono a dire a noi perché voi fate, è perché noi abbiamo questo sentire, noi abbiamo questa necessità, noi cerchiamo di organizzarci mediando fra le nostre cose. Dopodiché
se le persone vogliono partecipare al dibattito, bene, e se no, se vogliono fare altre cose, facciano altre cose, cioè no, non è che a noi ci interessi più di tanto. Questo, cioè, noi è importante questa cosa, questo rito, è fatto anche in questo modo perché ha il senso della riaccensione del fuoco sacro, che è simbolicamente il fuoco della conoscenza che arde dentro ogni persona, che naturalmente quando c'era l'onda nera cattolica c'erano degli eroi che come dei novelli Prometeo nascondevano il fuoco della conoscenza nella ferula del loro cuore. Naturalmente questo è il simbolo che quel fuoco nascosto nel cuore degli uomini non era nascosto semplicemente perché non volevano farlo conoscere, ma era nascosto per poterlo proteggere, e con quel fuoco che hanno protetto nel loro cuore hanno incendiato le grandi foreste della conoscenza fino ad arrivare alla società come oggi l'abbiamo, uscita fuori dalla monarchia assoluta, uscita fuori proprio dall'orrore cristiano. E allora quel fuoco merita di essere onorato, almeno questa è la nostra idea. Bene, allora Claudio, di cose ne abbiamo parlate, poi del 24 di marzo, quello che non c'è primavera, ci sarà tempo di parlarne, della cena del Musso ad aprile, certo, ci sarà tempo di parlarne, e quella essendo la più vicina ed essendo anche la più nuova come iniziativa, è come un qualcosa che va oltre il rituale, in quanto è un fatto che ricorda eventi storici molto importanti e dolorosi e significativi. È giusto che lo ribadiamo, lo ricordiamo. Chi vuole partecipare, conosce l'indirizzo, si può anche presentare. Logicamente, essendo un rituale religioso, si può anche non partecipare, basta non essere elementi di disturbo o che si altri la quiete, sì, o l'andamento. Diciamo che questo lo possiamo fare per il rito dell'equinozio di primavera più che per questo rito. Tra l'altro, quel discorso parlo qua del giorno parlando della memoria, c'è anche il nuovo braciere che ringraziamo Ferdinando che ha fatto, si è così impegnato per poter aggiungere questo ulteriore elemento rituale all'interno del bosco sacro, e ci sarà appunto la prima consacrazione proprio col giorno parlando della memoria, insomma. Va bene, da come cominciamo la trasmissione, Francesco? Visto partiamo dall'attualità più prossima e più divertente. Beh, sapete che noi parliamo sempre di politeismo, e quando succede che da qualche parte qualcuno parla di politeismo ci è sempre qualcosa di divertente. E allora, proprio in questi giorni è partita una polemica che si parla proprio di paganesimo, cioè più che altro di politeismo. Viene fatto da un partito politico, da un uomo politico che a me non è stato mai simpatico, sinceramente, però se piuttosto di parlare di origini e di valori cristiani si comincia a dire che c'è qualcosa di diverso, bisogna ringraziarli, noi staremo attenti, staremo lì a vagliare, a vigilare, a analizzare e cosa vorranno fare, però. Allora, un partito politico lancia una sua nuova iniziativa, il capo di questo partito fa uscire un documento, dice sì che l'Italia è la culla del cristianesimo e del cattolicesimo, però l'Italia è però anche erede di un'antropologia intimamente politeista. A noi piace che qualcuno si accorga delle cose ovvie, che scopra l'acqua calda. Ti ripresenti che questo personaggio è quello che si è spaccato in quattro per imporre il cristianesimo nella Costituzione Europea, sì. Oltretutto. Sì, allora, o è un momento particolare di defiance, oppure qualcuno... hanno usato l'aria dove gli arrivano nuovi voti. O forse, sai, se il fatto che essendo il cardinale Ruini sta rovinando parecchi dei politici italiani, e qualcuno abbia pensato di dire cerchiamo di smarcarsi in qualche maniera, cerchiamo di farci rendere più appetibili, e abbia scelto questo. Logicamente questo uomo politico è stato accusato di essere pagano, a noi sinceramente non risulta il suo paganesimo, proprio perché non è perché ci sia un esame di paganesimo, ma perché c'è lo stile di vita che documenta se uno pagano o no. Non è che siamo noi che diamo l'imprimatur, diamo l'approvazione, gli diamo il riconoscimento, gli diamo il bollino blu del paganesimo. Però un pagano si vede proprio per come vive, per il suo stile, per le sue affermazioni, per come agisce. Speriamo che sia un'inversione di rotta nel mondo politico italiano, però insomma, finalmente qualcuno che dice che si dichiara erede del politeismo. Però io ricordo che il politeismo non è morto, perciò non esistono eredi. Il politeismo si vive, si amplia, si porta avanti, si dà il proprio contributo al politeismo, e tutti quanti sono politeisti. Di conseguenza non è un patrimonio che ha a disposizione del primo che raccoglie, non è una res pubblica in cui qualcuno arriva e se ne appropria,
ma è un qualcosa a cui si deve aderire. E non essendo morto, purtroppo per loro non ci sono eredi, insomma, e non c'è un'eredità da portarsi via, perché proprio il politeismo sarà sempre vivo e non potrà mai essere cancellato. Questa era appunto una notizia d'attualità, una cosa anche divertente, e vediamo quali saranno gli sviluppi, se ci sarà qualche ennesimo mea culpa in questo senso. A proposito, posso cambiare argomento? Sì, Francesco? Sì, era solo come una curiosità. Sì, era curiosità. E niente, ti ricordi la conferenza della Laura Rangoni che è venuta fuori quella signora a dire: ma il Dio dei cristiani non ha ammazzato Isacco, cioè Abramo non ha ammazzato Isacco.